Fare i conti con l'ambiente, 2014, siamo in un bellissimo scenario, quello del MART, il Museo d'Arte di Ravenna, perché Ravenna 2014 è, come tradizione, anche eventi culturali o comunque eventi che, diciamo, vanno al di là di quella che è la trattazione scientifica, tecnica, accademica che viene fatta nelle sale. Siamo con Luca Valli che ci racconterà di questi percorsi erratici. Sì, intanto tengo a sottolineare che siamo ospiti di Lab & Lab, che è il soggetto che organizza queste giornate ravennati dedicate all'ambiente e che è anche un'impresa delle 30 che partecipa a questo esperimento della rete di imprese e percorsi erratici, che è una rete che è nata con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un'innovazione radicale. Noi oggi abbiamo bisogno di governare i cambiamenti in modo sostenibile, in modo che sia al passo con i bisogni dell'uomo moderno, che si evolvono continuamente. Abbiamo quindi bisogno anche di un momento concettuale nel quale le imprese, che operano, va detto, in un ambiente sempre più difficile, riescano a dialogare fra di loro per dare risposte sempre più articolate a questi bisogni che mutano. Quindi i percorsi erratici hanno proprio il senso di creare un ambiente di ricerca continuo dal quale l'auspicio è che nascano delle forme di innovazione radicale che danno nuove risposte ai bisogni emergenti. Ecco, abbiamo intravisto, abbiamo curiosato all'interno della sala, abbiamo visto questi post-it, no? Sì. Un po' emblematici, no, di questi percorsi. Vuole spiegarci come funziona, anche solo così materialmente, la giornata, il pomeriggio? La giornata si inserisce dentro un percorso che è iniziato nel novembre del 2013 e al quale abbiamo dato un orizzonte temporale di 10 anni, quindi siamo ancora agli inizi di questi percorsi. E la prima fase è stata una fase che abbiamo chiamato di destrutturazione, o se vogliamo di contaminazione tra campi diversi del sapere. Abbiamo organizzato incontri con epistemologo, con esperti di estetica, con esperti del campo dei materiali, delle filiere agroalimentari e di campi molto diversi l'uno dall'altro, convinti che l'innovazione scaturisca proprio da una fertilizzazione che avviene tra ambiti diversi. Difficilmente è l'omologazione a innescare meccanismi di innovazione, ma molto più spesso è la differenza, no? Ciò che sporge rispetto al normale. Fatto questo inizio di contaminazione che proseguirà anche nel tempo, oggi è il momento più generativo delle idee, quindi i partecipanti alla rete stanno producendo e si stanno confrontando su delle idee di possibili innovazioni. Con un percorso di selezione e arricchimento, nei prossimi mesi si arriverà a selezionare alcune idee che verranno proposte al territorio come idee di innovazione. Abbiamo un sito, una pagina, percorserratici.it. Quindi tutta, diciamo, cioè i materiali o comunque le anticipazioni. Gran parte dei materiali sono pubblici, ovviamente. Perfetto. Le idee che vengono generate sono riservate e sono utilizzabili dalla parte delle imprese aderenti alla rete, sono contenute in una parte non visibile del sito. Certo. Però l'invito è a tutti coloro che possono essere interessati o a partecipare alla fase proprio generativa dell'innovazione o anche a capire quali possono essere le ricadute di queste innovazioni per diverse categorie di soggetti interessati. L'invito è a prendere contatto sul sito Percorsi Erratici, ci sono i riferimenti organizzativi. Il percorso vuole essere un percorso con delle regole, ovviamente, ma molto aperto e inclusivo. Percorserratici.it. Grazie, 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 buon lavoro.